Solo che mi ha dato fastidio la parola non è Napoli. Io sono Napoli, perché io l'ho vista nascere, perché io sono arrivato dopo la guerra del 45. Io il 47 sono a Napoli, perciò mi sento più napoletano io che i napoletani di oggi. Solo pochi giorni dopo la sua inaugurazione, il ritratto di Tarantina, ultimo femminiello di Napoli, realizzato in via Concezioni a Monte Calvario dallo street artist Vittorio Valiante, è stato oggetto di un atto vandalico che ha scatenato forte indignazione. La sensazione è stata brutta, la verità, mi sento male vedendo tutto questo. Mi rattrista, capito? Mi angoscia anche l'idea di queste persone. Però c'è una persona a fianco che mi sa guidare, Fortunato Calvino. Io faccio lo spettacolo con lui, ho fatto dei film e continuerò a fare per dare una cara alla mia età. Ho tanta forza di lottare e lotterò fino all'ultimo, anche per i diritti di tutti quanti noi altri, gay, transessuali, lesbi, tutto. Abbiamo i nostri diritti, se lo devono mettere in testa, questo è il problema. Non vogliono accettare, sono guai loro, non sono guai nostri, perché non continueremo ad andare avanti. Grazie a tutti. Organizzato dal Comune, nel pomeriggio si è tenuto un presidio di solidarietà a cui hanno preso parte diversi assessori, rappresentanti di municipalità e associazioni per condannare quel gesto vile che non rappresenta la città. Secondo te chi è la colpa? Chi sta oggi al governo? Chi è che si mette la freppa di Casavant? Chi è che usa tutte le freppe della polizia, eccetera? Allora, questo clima razzista che adesso sta colpendo il nostro paese, pian piano colpirà sempre i ceti più deboli e le minoranze. E noi stiamo qui adesso in questo presidio per dire: noi abbiamo fatto le quattro giornate, abbiamo fatto la resistenza, abbiamo dato il sangue a questa città e noi ancora oggi faremo la resistenza. È stata una cattiveria gratuita che, cioè, che per me non rappresenta niente. Preferivo un simbolo, che ne so, particolare, un bel grande fallo, no? Almeno stavamo nel tema del simbolo. Evidentemente questa persona non ha altro modo per esprimere la sua rabbia, no? E quindi prova in questo senso. Mi dispiace per Napoli, che è una parola abbastanza abusata, e soprattutto per questo. Napoli non è questo, è tutt'altro.